A2A e il Comune di Brescia confermano l'impegno a concludere entro il prossimo 2016 il programma di trasformazione a LED dell'illuminazione pubblica cittadina. Una scelta che rientra in un più vasto quadro di riqualificazione ambientale dal momento che grazie ai nuovi corpi illuminanti a LED sarà garantito un migliore orientamento del fascio luminoso insieme a un ciclo di vita 5 volte più lungo rispetto alle lampade tradizionali. 2.700 tonnellate di anidride carbonica l'anno in meno a livello di emissioni nell'atmosfera e un risparmio energetico in prospettiva quando l'intero impianto sarà entrato in regime pari al 40% dell'attuale consumo annuale. Beh, si accorgeranno col tempo, nel senso che adesso è invece il momento di dare l'informazione. In questo momento è un quinto la città illuminata LED, entro l'anno prossimo tutta la città sarà illuminata LED, questo vuol dire minore anidride carbonica nell'aria, vuol dire migliore illuminazione delle strade e dei marciapiedi a vantaggio della sicurezza stradale e della sicurezza anche del cittadino. E vuol dire minori consumi energetici, quando sarà regime vorrà dire meno 39% di consumo energetico, quindi risparmio della bolletta pubblica, ma anche attenzione e sensibilità ambientale e soprattutto con il sistema poi a regime la città avrà una illuminazione omogenea e quindi non ci saranno zone più illuminate, altre meno illuminate e questo darà una sensazione diversa, saremo tra le pochissime città italiane, noi e solo Milano, ad avere una città totalmente illuminata LED e saremo come le migliori città europee, come appunto è Stoccolma, Oslo, e questo a noi dobbiamo non perderlo mai di vista perché Brescia è innovativa, deve rimanere a passo in termini di innovazione, lo è col trasporto pubblico, con la metropolitana leggera, lo è anche con l'illuminazione pubblica e con i servizi di prima attenzione da parte del cittadino. Quindi è un'occasione molto importante per la città di guardare se stessa con occhi diversi, in questo caso con un'illuminazione diversa. Ambiente, dunque, ma anche sicurezza e decoro urbano. Il programma prevede infatti anche una progettazione specifica da sottoporre nei prossimi mesi all'approvazione della soprintendenza per l'illuminazione artistica, in modo da puntare anche a un'enfatizzazione del sistema monumentale di Brescia. Noi entro la fine di ottobre, primi novembre, annunceremo alla città anche quali monumenti avranno una diversa illuminazione pubblica LED di ultima generazione. L'obiettivo è valorizzare il nostro patrimonio, valorizzare le piazze, valorizzare soprattutto gli edifici e i monumenti più significativi della città e credo che sarà una bella sorpresa anche per i bresciani quando l'anno prossimo arriveremo in centro storico. Entro la fine di quest'anno dovremo arrivare almeno al 70% della realizzazione dell'illuminazione LED, entro l'anno prossimo si farà il centro storico e i monumenti più importanti, quindi un grande cambiamento in positivo per la città. Un quinto del progetto totale, il 20%, è già stato portato dunque a compimento per un totale di circa 9.000 punti luminosi sostituiti sui quasi 43.000 che conta il comune. Entro fine anno si prevede di arrivare al 70%. Oggi siamo qui per confermare che abbiamo raggiunto circa un quarto del processo di sostituzione dei corpi illuminanti, quindi siamo leggermente in anticipo, ma soprattutto siamo confidenti che da qua alla fine dell'anno oltre il 75% del progetto sarà ultimato, quindi uno stato molto avanzato del progetto di realizzazione. Dunque noi abbiamo spiegato più volte che ci sono degli effetti di risparmio energetico molto importanti, degli aspetti economici di risparmio della bolletta per il comune e per i cittadini, degli impatti ambientali molto rilevanti sia nella sostituzione delle lampade che nelle emissioni, diciamo, di anidride carbonica e di agenti inquinanti. Quindi un progetto che ha in sé elementi economici, ambientali e tecnici molto positivi per la città e per i cittadini. Questo è un progetto che richiederà circa 12 milioni di euro di investimenti che sono sostenuti da A2A, che crede nel progetto industriale e all'interno di un progetto di rapporti con la cittadinanza che è frutto di tante iniziative e che quindi continua a confermare il rapporto di vicinanza fra città e A2A. Dunque, come avevamo annunciato, la nostra politica è di investire molto e di riavvicinare le aziende ai territori. Brescia è uno dei nostri territori privilegiati. Quindi oltre all'investimento di cui abbiamo parlato oggi, che riguarda l'illuminazione pubblica, 12 milioni di euro di investimenti, noi abbiamo in cantiere una serie di investimenti, la rigenerazione centrale di La Marmora, 30 milioni di investimenti, 10 milioni di investimenti sul termoutilizzatore per il potenziamento dei filtri del termoutilizzatore del sistema di controllo, 10 milioni di investimenti sull'estensione della rete di teleriscaldamento, nuovi investimenti per il lancio del sistema di raccolta differenziata, quindi per il rinnovo del parco automezzi e attrezzature,
investimenti su tutto ciò che è lo sviluppo della cosiddetta smart city, quindi smart grid, smart domotica, smart eccetera, efficientamento energetico, quindi direi un ammontare dell'ordine di grandezza di circa 80 milioni di investimento nel breve termine che saranno destinati alla città di Brescia. Per A2A è uno sforzo molto importante che creerà evidentemente indotti rilevanti in termini di possibile occupazione e miglioramento della qualità dei servizi. È inoltre attiva e scaricabile gratuitamente un'app, Illuminiamo, che permette ai cittadini di essere sempre informati e aggiornati sullo stato di avanzamento del progetto, ma anche di collaborare attivamente e in tempo reale, segnalando ad A2A guasti o malfunzionamenti del sistema di illuminazione.